C'è qualcuno? Una persona! Chi è la prima che si è collegata? 2, 3. Ma cosa mi manca? Il libro! Memorata! La squadretta! Sto arrivando! Sono... Eccomi che arrivo! Ci siamo? Ci siamo? Mi sento? Buonasera! Perché fai così? Buonasera, benvenute, ben ritrovate. Sono come... 18. Sono 18, sono come la fatina smemorina, mi ripetico sempre tutto. Ci siamo? Ci siamo anche. Scusa. Possiamo quasi iniziare questa sera. Devo tenere i guantini bianchi perché non ho fatto la manicure. Non so come farò a lavorare con i guantini bianchi. Oh! La mini. La, come mini, esatto, come mini. Oh, non mi inquadrate le mani. Non fare così, non devi inquadrarmi le mani. Inquadra sempre me che parlo e poi faccio vedere il lavoro così. Come alle mostre d'arte con i guantini bianchi. No, te ne vai, vieni qua dietro. Dai, vieni. Possiamo iniziare? Buonasera, buonasera, benvenute, bentornate. Avete lavorato. Quanti siamo? Posso iniziare a parlare? 51. E ti salutano tutti. Cristina, Alessandra, Sabrina. Ciao. Anna. Anna se n'è andata. Marisa. Com'era quella canzone? Anna se n'è andata via e non torna più. No, torna, a ottobre torna. Ma era Anna? O era Laura? Era Laura che se n'è andata e non torna più, non Anna. Noi le canzoni italiane così proprio. Perché mi guardi così? Perché sto provando a ricordare la musica, ma avendo questo brand qua... Abbiamo cambiato musica classica innanzitutto. Perché questa è la terza sinfonia di Brahms. Perché ho scelto questa musica? Ma voi non lo sapete, perché è la colonna sonora di un film che mi piace tantissimo. Chi lo conosce? Diamo un premio a chi lo conosce. Ma voi c'eravate quando facevamo quel gioco? Laura non c'è? Sì. È andata via, ti ha detto qualcuno. Anna. Anna? Non era Anna che era andata via, era Laura. Era uguale, l'abbiamo adattata. E invece, adesso questa sera diamo due premi. Facciamo degli indovinelli. Allora, il primo è, ma voi vi ricordate di... Allora, questo è uno dei miei film preferiti, perché è un po' la storia... È Marco che se n'è andato. È Marco che se n'è andato e non torna più. Ma cosa ne sappiamo chi è andato via? Noi ci è andata via Anna, scusatemi. Mi sembriamo drogati questa sera, no. Basta. Ora non c'è, è andata via. Senti, lei che è brasiliana sa la canzone. Marco è di quell'altro là che non mi ricordo il nome. No, no, so siamo. E hai bevuto questa sera? Tu? Sì, ho bevuto. Sì, no, no, ok. Non bevo mai. No, tu sei a stem, bevi pochissimo, non sei neanche di soddisfazione. Allora, ho due indovinelli, uno un indovinello e uno un concorso a premi. Ci ho detto brigaton o qualcosa di simile. Brigadoon. No. Eh sì. Ma si legge in un altro modo, è scritto in inglese è scritto Brigadoon. Perché non so. Comunque no, è uno dei miei film preferiti Brigadoon, ma questa non è la colonna sonora. Chi la indovina? Dai, mettiamo un premio in palio a chi indovina di che film è questa bellissima colonna sonora. Famosissima. Magari la nostra Elena la indovina. Chiedo cosa si vince. Allora, cosa si vince? Un saluto? E un'iscrizione su YouTube.
anche ieri la Donatella ha detto: ma se ti do quella cosa, che cosa vinco? Un bacetto. No, mettiamo in premio un palio. Mettiamo in premio un palio. Mettiamo un palio in palio. Allora, stasera. Una bottiglia di acqua profuma. Cosa volevi mettere? Lo dico io la musica. Come fai a saperla tu? Scritto. Non lo so, ma cercherò per vincere la bottiglia. Poi mi dite che faccio sempre le facce durante i video. E la bottiglia di acqua profumata mettiamo in palio? A chi? Non si sente bene la musica. Non si sente bene la musica, quindi non vinceranno mai. Perché lei, siccome vuol vincere lei la bottiglia, si è abbassata il volume della musica e se la sente solo lei, capito? Mettiamo la musica. Non è più coperta da copyright perché anche Brams è morto, così dice la Elena. E Laura non c'è. E Laura non c'è ancora con questa storia di Laura, Marco. Anna è andata via, quindi tutti gli altri a noi non ce ne frega niente. Quindi, chi indovina che musica è? Poi più avanti la indovina. Chiedono se la collana è di stoffa. Allora, no, la collana non è di stoffa, è stata fatta da Antonella Leone, che era una ragazza della mia età, che esponeva qua in negozio da noi sabato, e è di carta, è completamente di carta, ma è idrorepellente e infrangibile perché viene fatta con un trattamento particolare che non sto a dirvi. Comunque questa la potete buttare nell'acqua centinaia di volte e seghe via col vento. Chi è che l'ha detta sta cagata? Scusa, Michela. Michela, fuori, non hai vinto la bottiglia dell'acqua profumata, ma il mio film preferito può essere Via col vento, ho detto che è come la storia della mia vita. La chi morte del cigno. La morte del cigno, nel senso che li uccido tutti qua dentro, no dai. Allora, vi do un indizio sul film, era un po'... non è la storia della mia vita, è una storia triste però, è la storia di tante donne secondo me, di quelle che... nella vita scelgono se stare con uno di cui sono innamorate o di uno che le ama. Roberta De Marche. Si legge il labiale con le parolacce. Faccio anche io come i principi quando parlo così che non si dice, oppure i calciatori. Toc toc. Toc toc, no? Piccole donne. Anna Karenina. Vi dico solo che era ancora in bianco e nero il film. Quindi non ero nata. No, non eri nata. The Tree of Life. No. Questa sera la bevo la bottiglia dell'acqua, Poi quando c'è il momento clou della musica... Singing Door. Sliding Doors. No. Non è quello. Allora, poi dopo incominciamo con... Cime tempestose. Allora, basta con questi film di mia mamma, Orgoglio però. E pregiudizio. No! Non mi sento tanto Jane Austen, è una cosa un po' più contemporanea questa. Sarà una storia degli anni 60, secondo me. Vi ho detto un indizio a proposito delle donne che devono scegliere quelli che le amano e non quelle di cui siamo innamorati. Perché dal Cile. Poi a schiaffi. Dal Cile ti chiamo. Ciao dal Cile. Non si sente la musica. Non si sente la musica, alziamo il volume. È Massimo. Cioè, non posso fare più di così. Questa, tra l'altro, questo pezzo... Riccio Ido. Adesso mi tolgo gli occhiali, per guardarvi meglio quando dite... Storia di una... Ladra di libri. Geisha. No, la storia di una ladra di libri era carina, molto bellino. Hai detto in bianco e nero, sì. Ho detto in bianco e nero, sì. Mi sembra in bianco e nero, sì. Hola desde Argentina. Oh, dall'Argentina. Speriamo che sia femmina. Allora, adesso andiamo avanti un attimo perché sennò ricominciamo con quella storia. Allora, due cose devo dirvi questa sera. Aspettate che mi siedo bene e dopo incominciamo con questa cosa, perché tanto è veloce questa sera, quindi vi posso intrattenere. Speriamo che sia femmina, un film? Sì. Per quello tutti, che sia femmina? Per quello tutti dicono in Italia, speriamo che sia femmina, è tratto da quel titolo di quel film, Thelma. Amelie Brahms. Chi è che ha indovinato? Franca Marangoni. Basta, Franca! Come fai a conoscere questo film? Perché ha preso la musica e l'ha messa dentro. Sì! Shazam! Shazam, ha fatto con Shazam solo per quello. Non si fanno questi giochi.
No, 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 no. Sì, comunque il film era... Biancaneve e i sette nani. No, allora, abbiamo indovinato il titolo del film. Adesso tutte le volte possiamo fare questo gioco del titolo del film, ma dopo loro lo mettono dentro. Era meglio quando facevamo il gioco... Del film immagine? Sì. Anni fa, una delle cavolate che mi era venuta in mente, la sera, facevamo indovina che film è. Quindi, ovunque fossimo stati nel mondo e a qualsiasi cosa stessimo facendo, alle 8 in punto, ta-dan, ci fermavamo al ristorante, in macchina, ovunque, le fiere, negli Stati Uniti, bla bla, e facevamo questo gioco, indovina che film è. Postavamo un fotogramma di un film, a volte facile, a volte difficile, il primo che indovinava vinceva un premio, ma... All'inizio dicevo, hai vinto, e il gioco finiva lì. Invece poi abbiamo detto, vabbè, avete un'ora di tempo per indovinare il titolo del film. E grazie a questo io ho conosciuto anche tante di voi. Stasera gioca la Thelma. E... È imbambita col Brahms qua. Ti rimetto Mozart. Margherita Mortelli che dice, ve lo ricordo. Te lo ricordi? Perché anche lei, poverina, gli toccava durante le fiere. E allora questo film qui è... Le piace Brahms? Che è la storia di questa signora che... Vabbè, guardatevi il film Le piace Brahms, che è con Anthony Perkins e... Adesso ditemi anche gli attori, su. È con Anthony Perkins e... Vi guardo? No, la sorella... della Marangoni dice me la dividi con me il premio. Vi do una bottiglietta vuota e ve la dividete a metà. Vabbè, allora l'altra cosa a premi, ma questo non è un indovinello. Allora noi dobbiamo dare un titolo alle Ingrid mie Ingrid Bergman. Sì, con Ingrid Bergman. E l'altro attore francese? Non bisogna mai stare con gli uomini di cui ci si innamora. A volte, come alla Franca Marangoni, gli va di culo, ad altri no. Invece Alessandra dice che si ricorda del gioco o l'altro e ha vinto. Lei ha vinto e noi ci siamo conosciute con Alessandra grazie a questo gioco. Quindi, vedete, a volte è stata anche una cosa piacevole. Allora, facciamo una... Deborah Kerr e finisco. Deborah Kerr non c'era nel film. Ah, faceva l'arredatrice? E lui chi era? Yves Montand. Bravi. Avete visto che seratina stasera. Allora, tutti i giorni arrivo quasi e Claudio mi dice: guarda che dobbiamo dare una copertina ai video, perché quando leggiamo le informative su YouTube bisogna dare una copertina con un titolo. Allora noi scriviamo lezione 1, lezione 2, lezione 3, bla 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 bla, e tutte queste cose qui. Ma dobbiamo dare un titolo alle mie serate. Ma ho detto come premio la collana? La collana no, perché non è mia. Questa sera ce l'ho in prestito da mettere su, perché in realtà questa qui è stata venduta. Me l'hanno lasciata qua solo da mettere su questa sera e io mi sono messa in pam pam per far vedere la collanina. Magari i guantini dovevo mettermi in pandan. Tolgo anche il braccialetto contaparti, perché sennò non sono fine. Ma che guantini, sembro la regina. Claudio, mi ha messo un sacco di guanti da... Da qui, sono guantini da quilting questi, ma per chi è arrivato dopo e che non ho fatto la manicura, dopo me, lui mi inquadra sempre le unghie, ma e fai il quilting day all'Isola d'Elba e torna di corsa e fai questo e fai quello, tant'è che posso mettere tutte cose a manica lunga e tutti i pantaloni. Non ho fatto la manicure, ma non ho neanche fatto la ceretta, tengo gli occhiali perché non ho fatto le sopracciglia, vedete voi come sono ridotta, ma siccome l'occasione è sempre dietro l'angolo sarà meglio che mi vada a sistemare. Prego. Paola dice che la collana è meravigliosa. La collana è veramente meravigliosa. E adesso tutte le volte, siccome l'altra... Allora, siccome tempo fa mi avevate chiesto, ma di chi sono gli anelli che metti su, bla bla bla, allora adesso Antonella Leone mi darà anche dei bellissimi anelli che ha fatto lei, così io ve li faccio vedere. E intanto le faccio pubblicità, perché è un bravissimo architetto che fa queste cose e sono disegnate da lei, quindi lei si fa proprio la bozza, si fa tutto, poi se li impasta, se li tritura, se li modella... E si è ripresa e questo è il risultato. Quindi, allora dobbiamo dare un titolo alle mie serate. Non questa sera, perché dopo partite come il film e tutti sparate un sacco di cose. Il premio lo decidiamo domani. Quindi, intanto incominciate a pensare.
Roberta Show, le serate di Roberta. Mi piacerebbe una cosa in rima, una rima baciata. Adesso la Marangoni, che faceva anche la maestra, tirerà fuori. La Marangoni è interessata a sapere dove può acquistare dopo i gioielli di carta. I gioielli di carta, poi la Marangoni può venire qui ad acquistarli. Intanto domani vi faccio un album su Facebook dove posto tutte le fotografie. Poi vi faccio vedere le cose, e dopo la Franca. Ma c'è solo la Franca stasera che ci segue. No, è la Fio. La Fiorella, va bene. Questa sera noi non facciamo il lavoro, stiamo qui a chiacchierare tra di noi tutta la sera. Vuoi sapere cosa sono i guanti? Chi? Ah, sono guanti per trapuntare, però non ho fatto la manicure. Ho anche le calze quelle contenitive, perché non ho fatto la ceretta, quindi vedete come sono messa. La coperta con la Roberta. La coperta con la Roberta è carino. E quando non faccio la coperta, che faccio le pochette, quelle sempre che i miei colleghi sono simpaticissimi e prendono in giro, o quando faccio le borse, o quando faremo le decorazioni di Natale, o quando faccio le balene. Ma anche voi in Brasile scambiate la R con la L, tipo barene, balene? I bambini, a casa mia, io e i miei fratelli facevamo la barena. È un errore fonetico. È un? Un sbaglio, un errore. Ah, un errore fonetico. E quindi avete modo di pensare a dare un titolo a queste serate. E tutti ridono. E io domani penserò a un premio da dare, cioè quando sceglieremo. Piacciono le idee di chiacchierare. Roberta nella coperta. Roberta dentro nella coperta, sì. Fatemi fare gesti brutti che poi. Non ho messo i guantini perché avevo freddo, dopo li tolgo. E Claudio posta i guantini, ma non dobbiamo trapuntare, Claudio. E quindi avete modo di pensare. Io intanto penso a un premio e poi decideremo che cosa fare. Poi possiamo fare anche delle serate di chiacchierate, ognuno ci racconta su tutte. E siamo a 111. E siamo a 111 che ascoltano un sacco di stupidaggini questa sera. Bene, partiamo a lavorare. Anche senza premio, va bene. Anche senza premio. No, io voglio dare dei premi. La Roberta di tutto e di più. Ma non fa rima. Pure rimato vuole. Sì, pure rimato. Limato. Perché conosco alcuni spagnoli che scambiano sempre la B con la L. La B con la V. Anche la B con la V. Più la B con la V che la B con la L. Sì, la B con la R è più da giapponese. Quando frequentavo dei giapponesi per lavoro dicevano Guguru al posto che Google, e oppure la barena. E invece no, hai ragione, la B con la B. Sono talmente abituata a leggere delle cose fantastiche. Anche stasera c'è Roberta. Anche stasera c'è Roberta, sembra un incubo però. Cioè, minchia, anche stasera. Sembra che arriva. Piccole parolacce. Cavoli, anche stasera c'è la Roberta. Poi i mariti. Dipende dalle intonazioni. C'è Roberta! Bene, possiamo iniziare la lezione? La quarta lezione, come ti ha detto Claudio, ma stasera è la quarta lezione, non lo so Claudio. No, nel senso, fai la quarta lezione o fai un'altra cosa? No, la quarta. Allora, ho un po' caldo con questi guantini, adesso li tolgo un attimo. In spagnolo? Che dice Paola? La Paola dice che in spagnolo la B e la V si pronunciano uguale. E quindi fa sì, ma siccome io tutti i giorni leggo... No, ma spesso lo scambiano anche nella scritta. Per una persona che mi scrive tutti i giorni in spagnolo, c'ho sempre la B, la V, la R, non capisco mai niente. Cioè, oramai non leggo più tanto bene, vado a interpretazione, che è bellissimo uguale, eh? Allora. Ci manca la Elena. Troviamo Se c'è Roberta, puoi star certa. Chi è che l'ha detta questa? Daniela. Chi è Daniela? Matteo. Dopo le scriviamo, poi c'è Claudio che adesso a casa fa copia e incolla, conoscendole le mette tutte in una cartellina, no? Allora, partiamo un attimo, ragazzi. Bene, ritorniamo al nostro quiltino. C'è anche Elena. Allora Elena, Claudio oggi si adoperava, Elena è in Francia, quindi la salutiamo. Ciao!
Elena oggi Claudio si adoperava per farti una cosa tutta che puoi entrare dal tuo computer anche quando sei in giro e non sei qui, così puoi fare la redazione ovunque sei, ovunque tu sia. Sei felice? Così così. Va bene, torniamo a noi. Quarta lezione. Però va con questi guantini da quilting come si girano bene le pagine, perché grippano. Si può vedere da vicino? Sembra quella che fa veramente vedere ai musei le opere d'arte. Anzi, faccio con la pennina, con l'appliqui. Farete in fretta, c'è Roberta. Questo mi piace. Sì. Adesso se le sta scrivendo anche la Thelma, però. Allora, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. Questa sera facciamo la casetta e vi faccio vedere una cosa alternativa per fare la casetta, perché sennò è inutile che vi tengo qui tutte le sere a fare una cosa. È per darvi dei suggerimenti, delle cose alternative, delle cose carine o delle soluzioni per fare. Innanzitutto salutiamo Paola che ci segue dalla Spagna e traduce tutto per le signore spagnole e per le signore sudamericane che parlano spagnolo o portoghese. Poi abbiamo anche la Thelma. Ciao Paola. Detto ciò, partiamo con una cosa abbastanza semplice questa sera, perché tanti di voi... Roberta è una scoperta, dice Paola. Ah, Roberta, anche una spagnola che fa la rima in italiano, però è carina, eh? Allora, tanti mi hanno scritto, avevano delle difficoltà, ecco, poi quando avete delle difficoltà, a parte per le misure che sapete che non si possono postare, ma domani cercheremo di fare il gruppo, è che veramente siamo pieni di cose da fare fin qua sopra, a parte le misure che non si possono postare, dicevo, per una questione di copyright, quindi non compratevi il libro e fate 100 fotocopie per tutti gli amici, perché sennò queste poverine qui che stampano, che fanno i libri, ma come fanno a guadagnare, a vivere? È come se a voi vi rubassero lo stipendio, no? Poi questo costa anche relativamente poco. Allora, tanti mi hanno scritto che hanno delle difficoltà con i pollici. Con i pollici. E così. Allora, prima, mentre stavo incollando e preparandomi l'appliquic per questa sera, mi è venuta in mente una robettina. Fermi lì che vado a prenderla. Ecco, questo è il nostro righello, formato gigante. Perché magari uno dice, ma dov'è il 3 quarti, il 4 ottavi, il 7, il 9 noni, non so, dico dei numeri a caso, eh? Allora, cameraman, per favore, puoi venire vicino? Questa squadretta ingrandita è perfettamente uguale a questa qui. Al contrario, ma insomma, sempre lei. Dimmi cosa devo fare. Va bene così? Non vorrei che ci fosse il riflesso. Allora, un attimo, scusatemi che mi prendo una pennina rossa, rouge. Vi ricordate? Puoi inquadrare anche me, dopo faccio vedere qua tutto in una volta, così mi tiro sul foglio. Vi ricordate quando vi spiegavo il margine di cucitura che noi andiamo a lasciare per poi... margine di cucitura, essere cucito. Questo è il pezzo di Amevu Brahms. Alzare il volume. Cioè, sentite la musica, vi ricordate il film. Una storia d'amore tristissima. Cosa dobbiamo fare? Confidiamo sempre in quelle belle. Andiamo avanti. C'è chi dice che andrebbe bene il gruppo perché non ce la fa con le misure. Ha bisogno di aiuto con le misure. Sì, domani facciamo il gruppo. Mi sono un po' commossa. Allora, bevo. Quando andiamo ad aggiungere... Dice la Marangoni, e no, questa è la quarta sinfonia.
A.M.V. Brahms ha la terza sinfonia. Sono quasi certa. Allora, quando noi andiamo ad aggiungere il quarto di pollice... Intanto ricorda perché c'è i guanti, perché ognuno dice, ma perché c'è i guanti? C'ho i guanti perché non ho fatto la manicure, e quindi siccome non mi piace che si veda tutta la ricrescita, e qui dal nervoso in questi giorni e dalla polvere, io sono la donna Swiffer, quindi vado sempre in giro tutto il giorno, oltre a tagliare il tessuto, fare i modelli, fare i progetti, cucire a macchina, passo 2 milioni di volte lo Swiffer in negozio, perché siamo con tutto il tessuto che abbiamo sempre pieni di polvere, ma è da fastidio vedere i gattini in giro, e quindi ce l'ho attaccato qui come Cenerentola. Allora, dopo me li tolgo. E... vuoi un'esperta? Ecco Roberta. Mi sembra ambizioso e presuntuoso, invece deve essere una cosa più amichevole, perché allora tenete conto che voi mi guardate perché magari sparo cavolate, vi sono simpatica, ma quando mi guardano i miei colleghi con un fegato così, con tanta invidia, con tanta puzza sotto al naso e con tutto quello che viene dentro ai competitor, e magari non gli sono così simpatica, al posto di allearsi, quindi se io mettessi un titolo, vuoi un'esperta, c'è Roberta, domani mattina, già con la storia delle pochette siamo andati avanti dei mesi. Volete proprio la guerra? Dite, se volete io metto questo, però poi non sono esperta su tutto. Io cerco di divertirmi io e di far divertire voi. I lavori vengono bene, meglio, non vengono bene, però abbiamo passato dei bei momenti, ci siamo divertiti, voi avete fatto un bel lavoro, io sono contenta, in parte ho anche venduto, a volte sì, a volte no, non è che si vende sempre, però intanto abbiamo passato delle serate in compagnia. Torniamo a noi. Aggiungiamo il nostro quarto di pollice, poi lo dobbiamo andare a togliere. Quindi come lo calcoliamo il nostro quarto di pollice? Adesso io ve lo segno qua. Questo è sempre un quarto di pollice, lo trovate segnato sempre qui. Questo grande è un pollice, due pollici, tre pollici, quattro pollici, cinque pollici. Quando abbiamo dei quadrati tipo da 2,5 pollici, abbiamo questi quadrati qua. Vedete? Un pollice per un pollice. Questa è proprio lezione basissima, eh? Quando dobbiamo andare ad aggiungere il nostro margine di cucitura, andremo ad aggiungere un quarto di pollice tutto attorno al nostro pollice. Bene. Cosa sono tutti gli altri trattini che noi troviamo? Questo... vabbè, c'è scritto 1,5 pollici. Il problema è che non è un problema. Un pollice noi lo dividiamo prima a metà. La metà poi la dividiamo in 4. Quindi vengono degli ottavi. È diviso in 8 parti un pollice. Ve lo faccio vedere magari adesso qui. Quindi è diviso in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo ottavo. Quindi quando io faccio 1,5 pollici avrò questo qui. Faccio 1,25 pollici. 1,25 pollici è il primo. 1,25 pollici. 2 ottavi, ma di solito si fa 1/4. 2 pollici e 3 ottavi. 1,5 pollici. E avanti così. Questo è 7 ottavi. Sì, li ritrovate anche qui. 1 pollice e 3 ottavi. 5 ottavi. 7 ottavi. Però magari è distante da qua. Dovete sempre ricordarvi che il vostro pollice sulle squadrette è diviso in ottavi. Esiste anche una squadretta ancora più piccola per i lavori molto molto piccoli, che è diviso in 16esimi. Quindi il mio pollice sarà diviso ancora in pezzettini più piccoli. Mi hai chiesto se prima la volevo, ti ho detto di no, adesso vado a prenderla. State lì un secondo, arrivo subito. Vedete qua la differenza tra questa e questa. In base al tipo di lavoro che si fa, si divide il pollice in
ottavi oppure in sedicesimi. Vi ricordo che il margine di cucitura è sempre di un quarto di pollice, che corrisponde circa a 0,6, circa 0,62 circa. Un pollice si moltiplica, per tradurlo o trasformarlo in centimetri, per 2,54 centimetri. Quindi 2,54 centimetri corrispondono a un pollice. Quando abbiamo, per chi sta lavorando in centimetri anche da casa, che non ha preso la squadretta, quando avremo 2 pollici e 7 ottavi, devo fare un pollice, quindi 2,54 diviso 8 moltiplicato per 7 più 2,54, che è l'unità del pollice. Ci siamo? Ma è meglio ordinare il righello al pollice, no? È meglio ordinare il righello in pollice. Allora, questa sera vi confesserò, cioè oggi pomeriggio, avendo... Non ho capito. Ah, sì, domani. Mi dicono, possiamo fare un'offerta sulle squadrette in pollici. Va bene, faremo un'offerta sulle squadrette in pollici. Domani la postiamo, va bene? Così chi non ce l'ha può comprarla. Avendo un sacco di arretrati, di cose da confezionare da prima di Natale, pensate la gente che cosa ci porta qua e quanto paziente è, oggi ho detto dal 27 poi di maggio riesco a prendere in mano gli ordini che solo io posso fare, o comunque io o l'Eleonora non riusciamo a dar fuori i lavori da fare perché c'è nessuno che li vuole fare più che altro. E quindi oggi ho confezionato una copertina da bebè, sapete, la gente ci porta i ricami e dopo noi li montiamo, no? Cuoricini, copertine, cuscini, tutte queste cose qua. La yarda quanto corrisponde? La yarda è 0,92. 91? 9,144. Ah, 0,9144. 91 centimetri e 44 millimetri, una yarda. Mi fate le domande, trabocchetto? Andate su Google. Allora, fatevi niente parlare. C'è Claudio che risponde. Ah, c'è Claudio che risponde. Bravo Claudio. 0,9144 metri. Io quando devo fare la conversione per tagliare i centimetri dei quilt faccio per 92, perché vado per arrotondamento, per quello faccio sempre 92. Detto ciò, allora dovevo foderare questa copertina ricamata a punto croce e ho preso il mio righello solito che ho usato per 20 anni in centimetri, della Olfa, giallo. Oh, non trovavo più i centimetri. Cioè, dopo tanto che lavori in pollici, i centimetri non li trovi più sulla riga, perché sono tanto più complessi quei righelli lì. E non mi trovavo, ero lì e contavo i millimetri. 25, 50, 75, 1. Non trovavo più le righe. Non sono tanto i centimetri in pollici, è che mi sono abituata a utilizzare questa ed è facilissima. C'è gente che dice che questa sera dai i numeri. Io do i numeri. Anzi, diamo i numeri tutti. Allora, sono stata abbastanza chiara su i pollici. Chi è che ha fatto la faccia? Chi è che ha fatto la faccia brutta? Varie persone. Lo ripeto, la storia dei pollici. Secondo me quel diviso per 7 più, cioè, ha spaventato un po' tutti. E facciamo un riassunto del primo pezzettino. Un pollice 0 1, mi rimetto così. Se lo divido a metà ho mezzo pollice. Questa qua è un quarto. Come faccio a scrivere un quarto qua? Momento. Un quarto di pollice. Questo è mezzo, va bene se lo scrivo così, non so come farlo. Poi qua in mezzo vedete che tra un quarto e un mezzo ho altre due tacchettine, perché il pollice è diviso in 8. Giro e poi ve lo faccio rivedere, quindi io ho un quarto, era qua, scusate. La Franca dice a spanne non è, non si fa niente nel patchwork. Questo è un quinto lì. Ottavo. Questo? Scusami. Mezzo. Come si scrive mezzo? 1/2.
Sì. Lo rifaccio e poi ve lo rigiro, perché al contrario non riesco a farlo. Qua siamo a 0, qua siamo a 1, un pollice. Questo è mezzo pollice. Poi abbiamo un quarto di pollice, un ottavo, due ottavi, tre ottavi, quattro ottavi, cinque ottavi, sei ottavi, sette ottavi, un pollice. E sono, vedete, queste tacchettine qua. Le vedete? Poi sul vostro righellino ce l'avete piccolo così. Lì ho fatto una mega fotocopia ingrandita. Questi qui saranno due pollici al posto che uno. Quasi, un pollice e mezzo per la precisione. Ah, perché l'ho ingrandito di 1,5. Quindi... È arrivata Eleonora. Eh? È arrivata Eleonora. La nostra Eleonora. Fino a qui ci stiamo, avete capito tutto adesso? Quindi quello che vi dicevo è, devo fare 2 pollici e 7 ottavi per complicarci la vita. Lo scrivo, 2 pollici e 7 ottavi. Per chi ha il righello in centimetri, come faccio a trovare questa cosa qui in centimetri? La prima cosa che devo fare è un pollice... è uguale a 2,54. Quindi per trovare i 7 ottavi faccio 2,54 diviso 8 per 7 ed è uguale, la mia x è uguale a questo qua. Poi faccio 2,54 per 2 più x. Ho finito la carta. Bisogna fargli il calcolo. Se lo fanno loro il calcolo, su. È per farvi vedere come ricavare le cose. Poi compratevi una squadretta in pollici che facciamo prima, su. È tanto più facile usare i pollici, si vede meglio rispetto ai centimetri, dice Rossana. Assolutamente sì. E io ero una di quelle testarde che per tutta la vita ho lavorato in centimetri. Tu sei molto vegana. Quando escono le cose nuove fai fatica. Dopo che prendi va. Macchina elettronica, pollice, cos'altro? E da una Twingo sono passata a una Land Rover quando ce l'avevo. E quindi è come se mi avessero con la bacchetta magica ingrandito la macchina. No, non volevo una macchina grossa, non volevo una macchina grossa. È bellissima. Bene, però ora non c'è la macchina. Al cambio automatico. Quando... non volevo guidare la macchina con il cambio automatico. È una figata invece. Cioè, sali in macchina e la macchina va da sola. Ora voglio solo macchine col cambio automatico. Oggi guardavo per comprarmi una macchina, perché sapete, ho fatto una cosa, quindi adesso non ho più la macchina, me l'hanno ruota. E vabbè, pazienza, andiamo avanti. Fino a qui ci siamo. Quindi, questo è il nostro pezzettino che non vi posso dire in quanti pollici è, però poi domani sul libro c'è scritto tutto. Arriviamo alla lezione di questa sera, che fino adesso... abbiamo intrattenuto il pubblico. Questa sera siamo alla lezione 4. È solo il terzo blocco, ma noi abbiamo fatto la serata dell'appliqué, di conseguenza questo è il blocco di questa sera. Si vede, riflette? Va bene. Quindi questo è il blocco di questa sera. Ho tagliato il mio rettangolo. È un quadrato, in realtà è un rettangolo, scusate. E, ho tagliato il mio rettangolo e mi sono preparata dei pezzi. Allora, che cosa ha fatto qui Natalie su questo? Come fanno tanti per l'appliqué? Fanno la casettina e poi vanno a mettere sopra le finestrelle. Io invece vi faccio vedere un sistema per farlo in modo diverso, perché quando facevo il lavorino di Yoko Saito, che anche lei mette le finestrine sopra,
Io ho sempre pensato, ma quando io guardo una casa le finestre mica sporgono, sono interne, quindi preferisco scavarle. È una questione di gusto, bisogna cucirle, sia che le mettiamo sopra che sia che le mettiamo sotto. Non è che mettendole sotto improvvisamente non cucio più niente. Quante ambulanze passano di qui? È vero, Giovanna, un casino. Un casino di ambulanze. Esempio, per fare questo, non so se lo vedete. C'è gente che ti ringrazia della spiegazione di prima. Domenica. Quindi quando dicevo avete dei dubbi, chiedete al gruppo, ho fatto un gruppo apposta e poi il gruppo risponde. Cioè se, di solito i gruppi in cui io sono tutti abbastanza attivi, dall'uncinetto al patchwork, tutti rispondono. Quindi non mandatemi 200 messaggi a me, perché se siamo in tanti, ho 4-5 gruppi da gestire. Se tutti mi scrivete in privato, la mia giornata già è un inferno qua dentro. Se devo rispondere a tutti diventa difficile. Oggi ad esempio non sono riuscita a rispondere a nessuno perché eravamo veramente oberati di lavoro. Allora, vi faccio vedere questo. Questo è un pezzo delle casine di Yoko Saito, del famoso cestino porta riviste o così. Le finestrelle qui non le ho applicate, ma le ho scavate. Ora mi tolgo i guanti perché mi sudano le manine. Da mini, con una N sola. Mini. Mini Mouse. No, mini, due N. Mini. Gli extracomunitari, non so. Mini Mouse. Metà è, come dite, Harry Potter. Harry Potter. Ah, perché l'ho detto adesso lei. Con l'H. Sì. Andiamo avanti. Facciamo le finestrine bucate, al posto di mettergliele sopra. Io vi faccio vedere come si fanno bucate, poi voi a casa vostra fate quello che volete. Tolgo i guantini, per favore, puoi non inquadrare le dita senza la manicure, grazie. Dica. C'è gente che ci guarda dell'Ushuaia, terra del fuoco, Argentina. Ah, pensa, dov'è questo posto adesso? È la fine del mondo. È la fine del mondo in tutti i sensi, non se vai avanti così. Niente. Io, no, chi è che non vede più niente? Anna, devi refreshare. Fai un refresh. Sì, io vedo. Cambia modem, Anna. Veramente, a proposito. Allora. Adesso vi faccio vedere qui. Non mi stai inquadrando le mani, vero? Adesso mi metto così. Vi faccio vedere una cosa. E dopo... uno dei miei sogni è andare in Patagonia, ad esempio. Ho un sacco di sogni io nel cassetto, eh? Oggi con una persona spiegavo la differenza tra... La sto traducendo quello che ha detto delle finestre. Che preferisci tagliare. Preferisco tagliare e fare le finestre applicate sotto, perché la finestra è interna. Poi la ricami, gli puoi fare il balconcino, gli puoi fare i fiori, allora li fai esterni. Ma la finestra è dentro perché gliela devo applicare sopra, perché è più divertente, però lei stessa. E allora dicevo, a proposito dei sogni e delle passioni, oggi parlavo con una persona e cercavo di spiegare la differenza tra avere delle passioni e l'essere appassionati. Io sono un'appassionata e quindi non mi annoio mai. Chi invece vive di passioni ha sempre bisogno di nuove passioni, perché come i bambini hanno sempre bisogno di nuove cose. Se uno invece è appassionato di suo, non si annoia mai. C'ho sempre un sacco di cose, anzi... Magari mi annoiassi. A volte mi annoiano un po' le persone, quello sì, devo essere sincera, quelli monotoni. Io invece ho sempre un sacco di cavolate per la testa e sempre me ne vengono in mente. Perché sto lavorando e poi penso, ah, allora devo fare quella cosa, ah, e poi quell'altra, e poi... E allora poi ho bisogno di tante persone che mi ricordano tutte le cose che ho in mente, perché sennò non ce la faccio mica. Vedete cosa intendo quando dico di bucarle? Ho fatto tanti buchettini. Sto ferma. Puoi zoomare. Metto i guantini da mini, come dice lei. Queste dita sono le meno peggio. Posso fare un disegno? Stai lì con la telecamera. Mi serve una matitina un attimo per far vedere come faccio il taglietto.
Allora, fate questo taglietto fatto così. Lo vedete bene? Sì? Sì. Ok. In questo modo riesco a ottenere questo effetto qua. Ciao! Per me è più bello. È più bello così? Vedete il retro com'è? In realtà quando faccio questo lavorino qua non vado, dovevo tagliare la carta, siccome ci ho pensato in un secondo momento mi è rimasta sotto la cartina da rigirare e venne un po' spessino, però siccome questa è quella che si scioglie poco ci importa perché poi si scioglierà e se ne andrà. E andiamo. Sì, li vedono tutti, hanno detto genio. No, non è genio, è una cosa differente rispetto a tante altre. Adesso io con questa bella cartina qua. E poi un'altra cosa, stasera, che ero pigra e non volevo alzarmi a prendere una bacchettina, ne avevo vicina solo una, che cosa facevo? Cercavo di tenere col dito. Non ero più capace di lavorare con le mani senza le mie bacchettine. Sembrava... ho una... come si dice? Ho un handicap, sì, lo so che c'è un handicap, ma quella è un'altra cosa. E, no, è come avessi un'estensione oramai delle braccia con le bacchettine. Non riesco a fare più niente senza le bacchettine. Simbiosi. Simbiosi è un'altra cosa. Vedete? E le vostre finestre le dovete fare, cioè le dovete. Io le faccio così. È un'alternativa alla finestra applicata. Dopodiché le potete fare o con le luci accese o con le luci spente. Le potete fare, le potete anche ricamare, potete fare anche delle alternative. Noi stiamo facendo questo quilt e vi ricordo che Natalie Bird ci sta seguendo, cioè fa parte del nostro gruppo. Quindi se notate ha messo anche mi piace, stamattina era dentro nel gruppo a guardare. E... giustamente anche lei l'ho inserita perché noi stiamo lavorando con un suo prodotto. È vero che noi lo distribuiamo in Italia, ma è vero che cerchiamo di tutelarla e di tutelare il copyright. Quindi cosa stavo dicendo? Lei ha fatto questo progetto, nulla ci vieta però di poterlo modificare. Vogliamo mettere dei fiorellini sui davanzali delle finestre? Lo possiamo fare. Vogliamo ricamare la croce per fare l'infisso sulla finestra? Avendo tempo possiamo farlo, l'estate è lunga, però questo qui deve essere un progetto che ci togliamo velocemente, perché poi io vorrei fare un paio di cose prima di Natale, non solo una, e le decorazioni natalizie, e un pannellino, voi lo chiamate il pannello di Natale, ma c'è un pannello rosso, non è necessariamente natalizio, tant'è che con tutti i tessutini che avanzeremo possiamo fare anche altri oggetti che ci sono sul libro. Il libro l'avete comprato, i tessuti ce li avete, chi ci impedisce di lavorare? Nessuno. Le mie serate sono quello che sono e quindi e ci siamo già portati avanti. Un gatto da inserire dentro nel ricamo, un gatto per fare un pannellino, perché no? Questo l'ha ricamato la Elena, non l'ho ricamato io perché non ce la faccio a fare tutto. E avete visto che c'è una borsa sul libro? Questo è il ricamo sia del quilt che della borsa, già pronto, io faccio i cuoricini e poi montiamo la borsa con un po' di pezzi avanzati, con qualcosa che andrò a cercare in negozio e intanto un po' ci portiamo avanti tra una cosa e l'altra. Sono stata troppo veloce? Cerchiamo di fare un po' di tutto. C'è la signora Milena che dice che lei ha imparato questo metodo dalla sua nonna, che era ricamatrice professionale, ben 40 anni fa, quello di tagliare, aprire. Brava, hai visto? Sì, si faceva, perché non è che ci sono, nessuno inventa niente, no? Allora, voi non c'erano i materiali di adesso. E non c'erano i materiali di adesso, soprattutto. Allora, io ho bisogno di una ricarica della colla. Voi state lì
Adesso per montarvi questo, io ho già fatto gli altri pezzi prima, ma volendovi far vedere le finestre, La ricarica? Guardo se ce l'ho qui, se no sì, bisogna prenderla. Non ho la scatolina. Sì, ce l'ho. Questo mobile che mi ha regalato la Laura Mori, che era un pezzo della sua sala, è utilissimo qua dietro. Sono molto contenta. Alla terza scatola forse ce la faccio, Ecco, così vi faccio vedere chi ha preso la colla e non sa come fare quando finisce. Allora, questa che c'è dentro poi la recuperiamo in un secondo momento, non ora che andiamo di fretta. Tirate fuori tutta la colla. Una cosa per pulire. Aspettate che mi prendo un pezzettino di tessuto. Perché ho sempre qua tutto, mai tempo per pulire tutto. Allora, lo inserisco. Vedete, questa è la colla nuova. Quando l'aprite si presenta così. Lo inserite dentro e poi non fate altro che avvitare. E lui se la succhia dentro. Eccolo. Vi ricordo che il colore della colla non è determinante, nel senso che poi scompare dopo pochi minuti, quindi allora voi potete parlare e raccontarmi qualche cosa, ditemi dubbi, perplessità, tutto quello che vi viene in mente, perché io nel frattempo devo farvi le finestrine, perché poi ve le devo fare. Non so perché Paola ha detto Heart at Home. Si chiama Heart at Home. Stavo vedendo il nome del gruppo. Ah, e quindi io ho scritto, la Paola ha scritto e Claudia ha postato il link. Ora lo sanno tutti. Il gruppo è quello. Nel gruppo però non si possono postare i cartamodelli, non si possono postare le misure e non si possono postare varie informazioni sul libro. Non so perché prima mi sono disegnata una finestra storta, poi la volevo più storta e l'ho disegnata ancora più storta. Brava Robertina. Ho visto che adesso poi nel gruppo ci sono già tante persone che stanno lavorando, che stanno facendo dei bei lavori. Allora, sì, devo dire che quest'anno, poi non lo ridico tutte le settimane a tutte le signore dei gruppi, mi state dando tantissima soddisfazione. Mai avrei pensato, forse avrei dovuto farli prima questi video, al posto di urlare qua in negozio tutto il tempo come una matta, secondo me. Perché sia negli esagoni, tutte le signore lanciate. Paola dice, la colla gialla è uguale a quella blu. La colla gialla è uguale a quella blu, a quella rosa, perché i signori della Sue Line producono per tutte le colle del mondo, quindi loro sono i produttori, giusto? Quindi loro producono per Prim, per Clover, per la Inazuma, Kazuma, come si chiama quegli altri, Carisma, ed è loro, e quindi ci hanno spiegato. E poi dipende dal colore del tessuto magari? Se hai un tessuto azzurro magari non la usi azzurra, per quello viene fatto il colore, per vederla sul tessuto, perché lei nasce trasparente, no? E dopo poco svanisce, difatti. Fons and Porter. Producono sempre loro, per Tilda producevano loro, poi dopo tanti anni si sono decisi a farsi una loro linea e ci saranno un sacco di novità in rosa. Torniamo a noi, cosa stavo dicendo? Che dovevi fare le casettine e volevi che loro ti raccontassero qualcosa. Ah sì, quello. Perché io devo fare la casettina. Poi perché tu hai tante soddisfazioni con i tuoi gruppi. Sì. Allora, ho tante soddisfazioni con i gruppi, perché sia le signore che stanno facendo gli esagoni veramente stanno facendo dei lavori fantastici. Non dico niente di quelle dell'erbario, perché l'altro giorno l'ho anche scritto, fanno dei lavori stupendi. Cioè, allora, tanti mi avete chiesto invece il costo di questo kit, no? Perché è carino, sembra una cosa piccola, veloce, e non stiamo però facendo il cuscino della sedia della cucina, stiamo realizzando un quilt da 1,85 m per
1,65 m almeno. Non potete pretendere che costi 50 euro, 20 euro, perché il materiale che va dentro è tanto. E poi, per quello dico, quello che avanziamo lo utilizziamo per fare gli altri progetti. Io ho preso esattamente pedissequamente quello che ha scritto Natalie, quindi secondo me avanzerà un po' di materiale, perché nel dubbio, quando si mettono le misure, si mettono i kit, si mette sempre qualcosa in più, perché se uno sbaglia a tagliare, perché se gli manca il colore, perché e nel dubbio si mette sempre qualcosina in più. Ma stiamo realizzando una coperta di una certa dimensione, quindi ha anche un certo costo. E poi vi ricordo sempre che una volta fatta, se volete trapuntarvela voi, potete trapuntarla, se no facciamo un servizio di quiltatura a macchina, a mano, non abbiamo proprio tempo, e potete mandarcele e con calma e pazienza le trapuntiamo. Vedete, qui un po' grossino perché ho lasciato dentro la carta che invece avrei dovuto tagliare, ma mi è venuto in mente dopo di spiegarvi questa cosa e quindi la carta era già su. Per fortuna questa carta è idrosolubile, quindi si scioglie. Quest'anno sarà un anno di grandi novità, secondo me, anche l'anno prossimo, in tutti i sensi. Avete dei dubbi? Delle domande da farmi? Chiacchieratemi un po', perché tra questa musica classica che ci fa mettere la Elena, che così siamo liberi da copyright, ci sarà? Siamo a 105 tutti attenti! 105 tutti attenti. Tutti senti, che guardano queste finestrelle, perché non parla nessuno. Meno male che ha detto che non parlava perché aveva una brutta voce, eh? Non so come mai. Scusa. Hai detto che volevi interagire. Sì, anche con loro. Letizia dice che è piena di dubbi. Dai Letizia, dimmi. Allora, racconta. Esponici tutti i tuoi dubbi e noi cercheremo di toglierti tutti i dubbi che hai. Avanti. Siamo qua apposta. Siamo qua apposta. Tutti per te. Il primo dubbio. Se ti interessa il gruppo, adesso ci è postato anche un'altra volta il link. Sentite Thelma che parla? Per chi è interessato a iscriversi al gruppo di Heart and Home, potete guardare il link e cliccare. Poi quando ho finito io vi approvo. Elena dice che la musica è bellissima e il lavoro è bellissimo, mi stiro. La signora Letizia dice mi sembra tutto difficile per me. Perché? Ma sei facilissimo. Io devo farvi venire voglia di cucire, di lavorare. Anzi, ieri ha scritto una ragazza che già fa patchwork, oggi ho visto i suoi lavori, che è brava, però non aveva preso in considerazione, o forse non si sentiva pronta, preparata, e ha detto, ma come, mi sembra tutto semplice quando lo fai tu. Quindi, dai Letizia, che cos'è che ti spaventa? La colla? Le bacchette? Altri dubbi, Letizia? Ecco, dice... i dubbi esistenziali, no, i vostri, io c'ho già i miei, raccontatemi delle altre cose. Lara dice che l'ha incuriosita sulle finestre illuminate. Le finestre illuminate le fai chiare, quelle senza la luce le fai scure. Dimmi, Thelma. No, le fai. Possiamo farlo con la carta Pliquick? Certo. Ecco, con la carta Pliquick come qui, poi c'è sotto la carta Pliquick che non è idrosolubile, sotto queste parti che si rigirano non c'è carta. Qui mi dispiace farvi vedere che lo faccio con la carta, ma non ho fatto in tempo a tagliarla. Poi questa si scioglie, quindi quando lo fai tu è tutto facilissimo. Vedete qua la carta andrebbe... Invece Letizia ha detto che per lei tutto è difficile. Ma dai Letizia. Tutto. Di dov'è Letizia? Di dov'è Letizia? Che in questi giorni ho sentito delle cose. Gente che fa il corso base di patchwork con la propedeutica, con dei tessuti a fiori grandi come le case tipo Cage Facet. Ecco, anche no. Cioè, perché sono venuti qui dei clienti con la scusa del tessuto in offerta a...
prendere dei tessuti. Diciamo che magari partiamo con dei tessuti un po' più basic. Vedete? Doveva essere così, non con la carta. Ve la tolgo per non confondervi. Scusa se ti guardo. Le pizze di della Calabria. Le mani, è incurcolato tutta la ricrescita. Domani vado. Letizia, poverina. E invece... Però Franca? Letizia può andare in Calabria ad imparare... Di che zona della Calabria? E Franca dice che la spaventa... Io la spavento, perché, Franca. No, perché vorrebbe fare tutto. Ma voi quante coperte avete? Io tante. Anzi, non so se avete visto il video dell'altro giorno. Allora, vi avevo promesso di farvi vedere dei video, vi avevo promesso di postarvi le offerte, avevo fatto un sacco di promesse. Venerdì sera abbiamo finito qui di lavorare alle 2 di notte, cioè siamo andate a letto alle 2 e mezza, per dirvi com'è stato il nostro fantastico venerdì sera. È di Reggio Calabria, comunque. Allora, è di Reggio Calabria, su Reggio Calabria sei un po' distante, perché sennò c'era Maria Rosaria Nola, che è a Rossano Calabro, che sa usare le bacchettine, fa anche un sacco di corsi. Sennò su Reggio Calabria non ho niente. Andare a Milazzo attraversando la Manica. La Manica, sì. Lo Stretto di Messina. A Milazzo, forse a settembre, da Mirage, vado a fare un corso, forse? Da lei devo andare, vero? A Milazzo, sì. E quindi se vado a Milazzo, da Reggio Calabria, attraversi la Manica, come dice il cameraman, e puoi venire a fare un corso a settembre. Oppure Paola le consiglia di venire a fare vacanze a Milano e venire a giocare nel tuo negozio. Sì, c'hanno il mare loro, eh. Può venire qui a giocare un po', sì. Ecco le finestrine. Non sono precisissime perché le ho fatte un po' qui per qui, però sono carine. E invece Lara pensava che fosse una cosa un po' più tecnica la storia della luce accesa. La luce accesa, finestre chiare, la luce spenta, finestre scure. Dove sono le mie finestrine? Queste hanno quasi tutte la luce accesa, vedi? Luce spenta, luce accesa. Tac. Tac. Non è una cosa così scientifica, però è carina. Paola dice, se io vado dalla Spagna, puoi venire anche tu. Esatto, se Paola viene dalla Spagna qui a giugno. Mio padre è di Milazzo. Ma padre di Mariella, un'altra. D'amico. Di Mariella d'amico? Ah sì, perché Mariella mi ha offerto di andare a casa sua a Milazzo, me lo ricordo, terrò in considerazione. Allora, e a Roma ci vieni? Allora, io verrei ovunque, mi devo organizzare, c'è un sacco di cose da fare. Dovevo andare anche nel Veneto, poi sono stata male, cioè fare tutto a volte mi è proprio difficile. Se mi invitate io vengo ovunque. Allora, troviamo un tot di signore che vogliono fare il corso, io domani mattina prendo l'aereo, qui sono tutti autonomi e io, ciao, Claudio, do da mangiare a Ketty e io vengo in giro a fare i corsi, come quando ero più giovane. E avrei bisogno, per favore, un pezzettino di tessuto rosso, posso averlo? Cameraman? Paola dice che arriva il 10. Il 10? La domenica la settimana prossima. Ok. L'11 mattina c'è un bellissimo corso qui, Paola. Puoi venire ad assistere. Posso avere un pezzettino rosso, per favore? E due. Posso avere un pezzettino rosso? E tre. Scusa, stavo leggendo. Avanti? Sì, sì. Deve leggere la telma. No, questo qui, vicino alla calamita. Oggi è... Grazie. Oggi può parlare, quindi è libero. No, non può non parlare, è che... finora. No, non può parlare, ma lui parla e quindi oramai... Cosa dobbiamo dirgli? Ma perché non devo parlare, non capisco. Letizia sempre dice che uno di questi giorni metterò di impegno e ci riprovo e ci proverò. Come ricamo sono bravina, ma nel frattempo vedrò i tuoi video per imparare. Bravissima Letizia. Lo sapete, vero, che
se ne sei andato dalla videocamera? Ah, lo sapete che, come dico sempre, il mio sogno è quello di far cucire tutta l'Italia. E piano piano, piano piano, secondo me, vedete, poi mi distraggo, va sempre disegnato dalla parte della colla. La porticina vorrei farla sopra, perché la voglio un po' dominante sulla casa, no? Vi ricordo le forbicine della Click Quick, che sono quelle che aggrappano, così. La porticina la faccio qua. Per favore, ma dai, era troppo caldo il ferro. Disegno un'altra porticina. Posso avere quel tessuto marrone che c'è lì sul tavolo, per favore? Vuoto. Grazie. Tutto silenzio, tutto tace. C'è chi non trova il gruppo e Paola prova di dire in spagnolo come fare. Come fate a non trovare il gruppo? Non so, c'è anche Claudio che ha già postato il link più volte. E fatto, cliccate sul link, non è difficile, su almeno non quello. Posso, eh? Non posso cliccare. Ah, adesso non possono cliccare, è vero. Ma guarda che oggi sia. Oggi è azzurro. Cosa vuol dire oggi è azzurro? Oggi i link che posta Claudio sono già attivi. Ah sì? Ah, gli altri giorni no, si vede che Claudio ha studiato. Di solito non si poteva, oggi sì. Guarda, se io clicco qua, tac. Meno male, cosa è successo Claudio? Siamo stati bravi. Siamo stati bravi, perché Claudio man mano studia, poverino, assieme a tutto quell'altro che deve fare. E a ricordarmi, perché lui quando ci sono dei lavori che non voglio fare o bla 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 bla, le signore lo chiamano e lui si prende la briga di ricordarmi, devi fare la copertina, volevo dirti che, oppure lei, abbiamo detto il 27, e io, ma perché chiamano oggi? Avevamo detto dopo il 27, ho capito, ma se mi chiami il 27 non l'ho fatto il lavoro, no? Cioè ti ho detto che il 26 finivamo di fare le nostre cose qui in negozio e poi man mano prendo in mano i lavori e tutti il 27. Ciao, volevo sapere. Faccio a dirtelo oggi. Aspetta un momento. Dice che non sono attivi link. Forse sono attivi a te perché. Perché sei amministratore. Ma prima non lo era le altre volte. Comunque vabbè, saranno attivi dopo la diretta. I link saranno attivi dopo la diretta. Oppure se andate sul canale YouTube domani, Claudio posterà il video con tutti i link attivi. Per favore, adesso avete sempre i soliti compiti. Quando finisce questo video, ricordatevi di postarlo. Allora, adesso vi dico un'altra cosa che mi urta il sistema nervoso. E prima o poi non solo picchio quelle che fanno questa cosa, anche i negozianti che fanno i video. E poi vediamo se la smettiamo, perché io poi divento cattivissima con gli altri, no? Ad alcuni sono attivi, ad altri no. Allora, quando voi postate i miei video, per favore, postateveli sulla vostra pagina, perché li condividete con i vostri amici. Perché dentro nei miei gruppi c'è qualche simpatico umorista che posta i video in diretta dei miei colleghi, che già io di mio non voglio vedere, per non essere influenzata. Ma questo modo di farsi pubblicità all'interno dei gruppi io lo trovo quantomeno ineducato, perché a casa mia sei e quindi io non voglio vedere i video degli altri nella mia casa, se no io vado sulla pagina come state facendo voi, mi guardo il video, siamo qui, chiacchieriamo tutta la sera. Quindi quando questa diretta finisce vi vengo a prendere una per una voi e vengo a controllare sul vostro profilo se avete condiviso. Per favore condividete il video, così anche gli altri possono imparare qualche cosa di nuovo. Ma
non condividetelo sulle pagine degli altri e neanche nei gruppi degli altri. Cioè, se è un gruppo pubblico, sì, ma se è un gruppo di un negozio, magari gli altri negozianti non hanno piacere di vedere i miei video, e anche gli altri negozianti o gli amici dei negozianti velatamente che fanno questi lavori, io non li trovo carini, li trovo molto ineducati, e quindi li clicco e li butto fuori dai gruppi. Poi la prima volta ti tolgo il video, la seconda volta ti tolgo il video, la terza volta ti scrivo in privato e ti dico: guarda, per favore non postare questi video all'interno del mio gruppo, perché se no sono costretta a farti uscire. E la signora ha risposto: ma quale gruppo? Quindi vuol dire che si può dire ad cazzum, cioè random, entrano nei gruppi e postano le dirette degli altri. Non è carino. E poi mi sento dire: ah, ma a me non mi interessa neanche di stare in questo gruppo. A maggior ragione, quindi cosa faccio? Vengo a picchiare te o la signora che stai promuovendo? Decidiamoci, perché io da domani vi chiamo poi. Attenzione, che non sono qualche mia collega buona e samaritana. Detto questo, ho fatto la mia porticina. Detto questo, io vorrei sapere altri titoli. Che non di film? Di scrivere. No, per il tuo canale, per il tuo momento Roberta. Per momento il mio momento Roberta. No. Momento Roberta, no. Quindi dovete condividere, 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 condividere. Abbiamo perso la colla in giro. Bella questa, non è il suo tappo, ma... E poi condividere, condividere, per favore. Poi per piacere, andate, iscrivetevi al canale YouTube. E poi iscrivetevi a Instagram. E poi cos'altro devono fare, Thelma? Mettere le stelline sul profilo. Sulla pagina, Google. Mettere le stelline su Google, per piacere, aiutateci, Google, su Google, ecco qui, ho messo la porticina fuori adesso, ho fatto finestra storta apposta, sembra troppo gigio, ecco qui, per fare le altre finestrine è molto 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 semplice. Le vogliamo fare scure, notturne. Zacheta, le faccio scure. Le voglio fare diurne. Le faccio chiare. Le potete fare anche miste. A me personalmente miste non piacciono tanto, però voi potete farle come più vi piace a voi, perché è il vostro quilt, non è il mio, quindi ognuno può fare come meglio desidera, o così o pomì. Vi piace come idea? Notte. Notte e giorno, sì. Io le faccio notturne perché poi ho il fondo chiaro, mi sembra tutto chiaro. Però volevo un altro marrone. State lì che vado a prendermelo da sola. Questi? No, mi ero preparata questo pezzo perché ho anche i comignoli qua sopra. C'è chi dance, chi ti saluta, buonanotte. Chi è che va a dormire? Marisa. Marisa, buonanotte. Che belli questi tessuti. Allora, voi qua potete mettermi anche un pezzo unico, solo che viene una roba grandissima. Allora, possiamo anche decidere di... Metto sotto un foglio chiaro così vedete meglio. Qui potete usare sia questa collina che l'imbastitura liquida, quello che preferite voi. Ecco la nostra finestrina. E così via via cerchiamo di farle tutte.
Qua l'ho fatta proprio a pelo la finestrina, eh? A risparmio, come si suol dire, il tessuto. Tolgo questa collina che mi è venuta un po' fuori. Che ore abbiamo fatto? 22. Beh, siamo in orario nonostante le chiacchiere di questa sera. Paola dice che ci sono tanti tanti bei tessuti qua nel tuo negozio, tutti tutti belli. Grazie Paola. Ho visto il percorso la domenica scorsa. Tu hai domani? Sì. Domani se ce la faccio. Sai che venerdì è venuta una signora brasiliana in negozio che è tornata domenica, è stata qua anche tutta domenica. Davvero? Sì. Ma di passaggio o abita a Milano? No, abita in Brasile, era qui in Italia, è passata qui, è stata qui venerdì e poi è tornata domenica perché le piaceva il negozio. Ha comprato, le ho fatto una dimostrazione veloce, domenica è stata una dimostrazione estemporanea di appliqué in miniatura perché c'erano qui un po' di signore e anche lei ha comprato il materiale e se l'è portato in Brasile. Ma non sai la città? Me l'ha detta ma io non ricordo. Ha detto, nord. Mi ha detto, ma la, tu sì, più al nord di te. E difatti mi ha detto, ma sai che ho un'amica che abita proprio qui davanti, che è brasiliana. E gli ho detto, mi ha chiesto di dov'eri, gli ho detto che abitavi vicino a Florianopolis. E lei mi ha detto, io sono più al nord. Minas Gerais. È inutile che mi dici i nomi perché io non me li ricordo. Vabbè, vabbè. Comunque ti fanno hola buenas tardes desde Colombia. Ciao dalla Colombia. Domani devo andare assolutamente a fare la manicure. La Marisa invece diceva che le finestre di notte sono più belle. Notturne? Notturne, penso. Non che andava a dormire. Non che andava a dormire. Infatti. Cioè, notte, va libera per interpretazione, scusa. Voi che scrivete, scrivete bene, perché lei è brasiliana, non è che è proprio, proprio... E in più vive con uno che le insegna tutte le cose in italiano fatte male apposta per prenderla in giro. Quindi, poverina, fa già del suo meglio. Si poteva fare un pezzo unico per tutte le finestre? Si poteva fare, però poi sotto ci viene anche un cartonato grande, così mi sembra più leggero. Si poteva fare, ma si poteva fare. Io invece che voglio soffrire, cerco sempre di alleggerire le cose. Finora è tutto chiaro questa sera, tutto il resto lo sapete fare, ma abbiamo qualche new entry questa sera o sempre le solite signore che ci seguono? C'è qualcuno no, nuovo? Ho visto Barbara. Chi è Barbara? Claudia, Renata, Nardino. Ho visto tanti nuovi diversi. Nuovi? Mai entrate? Quindi quelle che mai sono entrate dovranno dire loro. Queste le signore che sono entrate questa sera hanno capito tutto, sanno già fare tutto, hanno bisogno di spiegazioni. E dovete chiedere e vi sarà dato. Anche in questo caso, vabbè, chi fa il sottopunto a mano poi cucirà tutto l'interno della finestrina a mano, chi fa il sottopunto a macchina cucirà l'interno della finestrina a macchina. Allora, torniamo a noi. Scusate, devo girare subito questo velocissimamente e anche i due comignoli, che erano due pezzi che vedete, non so più tenere le cose in mano. Vi ricordo che la colla è idrosolubile, sia che sporcate, sia che incollate poi, qualcosa, poi se ne va. Poi le finestre sono, vanno cucite col sottopunto? L'ho appena detto. Ah, scusa. Le finestre si cuciono o col sottopunto a mano all'interno, oppure con il sottopunto a mano, con il punto invisibile a macchina. Lì scelgono loro quello che più le aggrada.
Invece Carla chiede: ciao da Roma. Ciao non Carla. Si possono trovare le spiegazioni della tecnica? Devi guardare i video. Devi guardare i video. Guarda, devo fare le spiegazioni di alcuni cartamodelli che non riesco a scrivere. Non so se notate che non riesco neanche a fare i post in questi giorni. Sono un po'... grazie a Dio, oberata di lavoro. Però, c'è adesso... Io, anche mentre guarda, sta facendo anche questo. Bravissima. Allora, vi prometto, come al solito, e poi non mantengo... Cioè, io prometto quasi tutto, ma poi risulta difficile mantenere... E vi prometto che aspettate un attimo. Claudio già è in allerta per le promesse? No. Ciao Carla, sul canale YouTube trovi le prime lezioni, spiega bene. Ah. Allora dicevo, vi prometto che adesso la prima cosa che devo assolutamente fare è consegnare una tovaglia antica che la signora l'ha forata e quindi bisogna sistemarla. Devo consegnare una testata di un letto, devo consegnare un quilt raggedy, devo consegnare, guardo lì le borse, una tovaglia dell'Alessandra, due tende, una scatola porta Kleenex. Quando ho fatto tutte le consegne e qui hanno il divieto di prendere un altro lavorino lungo da fare perché non ce la faccio a stare dietro a tutto, poi faccio le spiegazioni delle cose e le metto tutte bene per iscritto. Va bene? Yes. Dite sì? Sì, sì. Questo era il prato, eh? Vedete che qua ho il margine, quindi lascio un pochino di più. Vi ricordo di non mettere mai la colla fin sul bordo. Non chiedetemi perché questa colla della Roxana è rosa, ma perché ho fatto una cavolata. Avevo comprato tempo fa un'altra colla idrosolubile così per provarla di una marca australiana che si è ossidata a differenza della Roxanne con l'andare del tempo, ditemi voi, e di conseguenza è diventata rosa. Guardate voi come siamo messi, le cose che non sono proprio di alta qualità alla fine. Un attimo, è che devo controllare una cosa. Qui ho la mia casetta. Ah, ma la casetta è sopra il prato. Io la volevo mandare dentro invece. Io la mando dentro la casetta. Qui sullo schema di Natalie è messa sopra. Io la metto sotto. Facciamo delle varianti. Magari possono essere divertenti. Cosa ne dite? Paola dice che siccome lavora a patchwork da poco non riesce a fare tutto quello che vuole. Guarda, io lavoro da più di 20 anni eppure non riesco mai a fare quello che voglio. Guarda, credimi, eppure mi metto sempre un sacco di impegno, ma non ce la posso fare. Si fa quello che si può del resto, no? Noi ci impegniamo per fare il meglio che riusciamo. Poi qualcuno chiede ancora della collana come fa. La collana è di Antonella Leone, che è una ragazza che espone qui e che porta le sue collane qui, e potete guardarla anche su YouTube, potete comprarle sia da lei che qua in negozio, e sono fatte di carta, è una carta cesellata e modellata, è completamente idrorepellente, la potete immergere nell'acqua e non si scioglie ed è infrangibile, cioè io la posso cadere in terra e non si rompe perché è rigida. Non ha una base, quindi non è una sfera ricoperta di carta, è proprio un impasto di carta cesellato e modellato. Sì, Telma, dimmi pure. Chiedono dell'erbario, se i messaggi in Messenger partiranno domani. Dell'erbario? Non ho capito, cosa c'entra l'erbario? Messaggi ora? In Messenger. Sì. Per il gruppo dell'erbario partiranno domani? No, il messenger sarà di questo. Chi è che lo chiede? Elisabetta. Bonissone? Corica. Elisabetta Corica, non so cosa vuol dire.
Cioè domani faremo un gruppo Messenger per questo lavoro qua, perché nel gruppo sono in tanti e non potendo postare le misure pubblicamente e tutto il resto, cerco di farlo attraverso un messaggio, dei messaggi Messenger. Io so esattamente, cioè teoricamente sappiamo esattamente chi ha comprato il libro oppure chi ha comprato il kit. Per favore scrivetemi un messaggio così me lo ricordate, perché io e Leonora siamo un po' prese, e faremo questo gruppo. Ma dell'erbario non c'è nessun gruppo, non mi sembra di aver nominato l'erbario, no? Ditemi qualcosa. Ho detto che è sbagliato. Ah, ok. E quindi infatti c'era per questo lavoro. Sì, per questo lavoro spero domani, prima manicure, ceretta, sopracciglia che sembro più pericoli, e dopo faccio tutto. Abbiate fede, una cosa alla volta. Infatti ero indecisa, ma questo weekend del 2 giugno, che sabato non lavoro, vado all'isola d'Elba dalla mia Anna oppure sto qui a lavorare? E cos'hai deciso? Non ho deciso, perché c'è un sacco... Mira il dito. Perché ci sono un sacco di lavori da fare. E allora la Donatella ha detto, ma sabato... no, Donatella, sabato siamo chiusi. Sì, siamo chiusi, ma noi possiamo star qui dentro a lavorare. Ma neanche le feste comandate possiamo stare chiusi, ho pensato. Cioè, adesso decideremo che cosa fare. Io, secondo me, vorrei andare al mare, però veramente il lavoro da consegnare, il lavoro da fare, tutte le cose che ho in testa sono milioni di milioni come le stelle di Negroni. Qui il praticello andava giù e io l'ho fatto troncato. Non so, domani lo ricamo, vediamo. Mi mancano i tetti, i comignoli. Benissimo, c'è che dice di andare a riposarti. Anche secondo me farei bene. Sì, Anna, adesso cerco di organizzarmi tutto, perché se non consegno le cose qua i clienti si stanno arrabbiando. Vorrei cercare sempre di accontentare tutti, io, e anche quando c'è da confezionare vorrei confezionare per tutti. Perché dai fuori le cose da fare, poi, come dico sempre io, ma non sanno che stanno lavorando per Roberta De Marchi? E quindi... La gente non... Paola dice che puoi andare all'isola d'Elba, ma soltanto se la porti. Va bene. C'è chi dice che puoi farci due aiuole. Ci faccio due aiuole, sì, o ci metto un'altra cosa lì, perché così... non so perché l'ho fatto così. Che bello, stupendissimo. Questa è la Thelma che legge i messaggi. E i cuoricini qua sotto che sono ricamati, io farò il gambo ricamato e i cuoricini invece li faccio tutti in applique quick, secondo me. Sì, bella la musica classica, però dopo un po' mi è una garanzia, dice Simona. Sì, l'applico qui che è proprio una garanzia, perché viene sempre bene a tutti, capito? Sembra il termoadesivo più semplice. Mi ha proprio cambiato la vita. Anche a me. Io che sono un po' una maniaca della perfezione, degli angoli, l'unico sistema per riuscire a farli precisi era con l'appliqué doppiato. E comunque, proprio precisi, pezzi piccoli non si riuscivano mai a fare. Così invece va. Potete ricamare anche il fumo che esce. Dovresti mettere l'inno alla gioia. L'inno alla gioia, sì. È sempre da Simona. Uh-huh. Allora penso che vada bene il titolo. Stasera c'è Roberta, stiamo allerta. Carino questo. Stasera c'è Roberta, è in diretta.
poi non potrò più essere registrata come l'ideone della Telma. Adesso che finiamo qua, possiamo fare 4-5 video da postare in settimana registrati? A mezzanotte, ma sei fuori? Come si dice in spagnolo, ma sei fuori? Poi ho fatto un bruttissimo comignolo. Non lo so. Paola ce lo dice come si dice... un po' approssimativo questo spigolo di questo comignolo, eh? Robby, favoloso il tuo anello. Grazie. Vedrete quelli che fa Antonella Leone, che favola che sono. Adesso ne sta facendo uno su richiesta apposta per me, perché ha fatto tutti questi colori che magari non sono proprio i miei colori, perché io sono un po' più muffa, no? E allora le ho fatto vedere tutti i tessuti giapponesi e adesso farà delle cose con i tessutini, con i colori dei tessutini giapponesi muffosi. Non c'ho le pinzette perché le dimentico sempre, poi faccio sempre fatica a prendere le cose. Paola dice? Non so, caro, da me non è arrivata ancora. E sta fuori? Ah, e sta fuori, sì. Uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Ora lo stiro. Poi così fissiamo. Così fissiamo. Lo guardo un attimo dritto, perché far tutto al rovescio diventa difficile. Ma dai, lo trovo carino io. Vi piace? Sai, eh? Che ancora da me non è apparso per strada. Questa sera l'abbiamo terminato, cioè terminato si fa per dire, perché poi abbiamo tutto l'appliqué, il ricamo. Sotto questo andiamo ad attaccare i nostri quattro quadratini. Bevo un goccetto di acqua, aspettate. Ora andiamo, vi tolgo questo qua di Yoko Saito, e sotto questo andremo ad attaccare i nostri quattro blocchettini, no? Allora, cosa facciamo qua? Vi ricordate l'altra volta che avevamo iniziato a cucire tutti i blocchi delle mattonelline? Per fare questo, innanzitutto, allora, adesso apro tutti i pezzi, anche quelli che devo ancora terminare. Tolgo la spiegazione dei pollici. C'ho un macello qua. Tolgo un po' di spazzatura. Molto bene. Togliamo le bacchette, la penna, la matita. Facciamo ordine, che siamo quasi addirittura d'arrivo. Allora, questa era la parte centrale. Io mi ero portata avanti, vi ricordate l'altra volta, e avevo fatto questo pezzo. Ora, la mia bambolina, che è sempre da terminare, non vi preoccupate, andava qui. Il mio angelo. Andava qui. Via la colla, via la penna, disordinata. Via la squadretta, tante cose ci sono qua sopra, vedete qua, questo andava qua, andrà qua quando lo cucirò. Questo andrà qua, giusto? Sì. Qua sotto vanno messi quattro quadratini tonalità chiara. 1, 2, 3, 4 qui sotto. Allora, prima di tutto vado a rifilarmi, attenzione che mi scotto perché sono bravissima. Qui avevo lasciato del tessutino in più oltre la carta e vado a rifilarlo. Franca dice che l'ultima volta che era venuta in negozio ha comprato il pianeta di stilo come quello che usi, ma appena
a casa è stirato con la cola al contrario e adesso ha un pataccone appiccicoso nel mezzo. Brava! Come fa a pulirlo? Con la trielina. Con la trielina dovrebbe venire via la colla. Perché si scioglie con la trielina. Come dovrebbe? Questo qua. Adesso mi servono 4 quadratini qua sotto che non ho, ma vado a ritagliarmi. Come dice se sono scritti in italiano? Non sono scritti in italiano, sono scritti in inglese. Sono libri. Qui mi ero già fatta le mie striscettine. Naturalmente, siccome vado a montarlo, aspettate qua, cerco di mettere 4 colorini che non siano simili a quelli che ho già messo. Tipo posso mettere questo, il quadratino no, posso mettere questo, io sto lavorando anche un po' con gli scartini, posso mettere questo, direi di no perché ce l'ho già in fila qua, questo no, oh mi mancano i tessuti adesso, cose da matti, posso mettere questo che è il terzo e questo qua no, ce l'ho. State lì che vado a prendere un tessutino. Questo qui uso. Io invece, Franca, l'altro giorno ho appoggiato il ferro da stiro così e dopo un po' una puzza di bruciato. Stavo bruciando il mio pianetto. Un altro giorno sempre mi cade il ferro, io lì che lavoro da un'altra parte ho bruciato il nastrino, quello che va agganciato al piano di taglio, di quello più grande. Come vedi, siamo tutti uguali. Non ci manca niente. Allora vado a tagliare 1, 2, 3, però mannaggia la miseria, ho delle rotelle che tagliano malissimo in questi giorni perché abbiamo tagliato di tutto e tantissimo e non ho neanche una che taglia bene, perché poi non si dice, vengono qui, usano le mie rotelle, io non voglio mai. Simona dice che anche se sono in inglese sono facilissimi, sì. Si riesce benissimo. Questo mega matte è bellissimo. Sì. Grazie. La più grande di sala di casa mia. Più grosso di casa la mia, di casa mia. È più grosso, sì, della sua sala. Posso fare il tappeto? Sì, e puoi tagliare sul tappeto. Roberto sarà contentissimo. Dirà, un'altra roba portato a casa. Cioè lo stai murando dentro praticamente. Anzi, sarà contento che dirà, ah, finalmente ritorni a fare qualcosa. Un po' di avanzini sto usando, eh. Avuto i kit, non sono tutti uguali i kit che abbiamo spedito, perché poi continuo a dire sempre perché poi man mano finiamo un tessuto ne inseriamo un altro e io il mio kit ce l'ho con tutti gli avanzi dei tessuti avanzati, perché finisce la pezza, avanzano 20 centimetri, io li metto qui per fare il coso avanza altro, perché non mi sono tagliata un kit intero, allora ho tutti gli scarti delle pezze che sono terminate. Tanti facciamo dei sacchetti per l'appliqué e tanti invece restano qua per essere un po' utilizzati. Ecco qua. Cosa?
tagliarina è bellissima perché non ha bisogno di entrare, di far rientrare la lama. Vi faccio vedere, giustamente, vedete, io schiaccio da una parte o dall'altra per ambidestri, adesso mi taglio, vedete, tac, oppure tac, e quindi a pressione si taglia, cioè così è chiusa, quindi vedete che non si muove, invece da questa parte taglia in modo scorrevole. Quando avete tanti tessuti lo girate da questa parte e fa più pressione e quindi taglia più in profondità. Cloc. Bene. Allora 1, 2, 3, 4, quindi lo mettiamo qua, 1, 2, 3, 4, quindi qua sopra iniziamo con il mettere questa, poi metteremo questa, poi metteremo questa ed infine questa qua. Mi sembra carino. Bene, cucio, così vi faccio vedere la mattonellina terminata. Sarebbe carino cucire con un filo chiaro, non con un filo. Oggi mi hai chiesto il filo rosso, c'era qui l'Aurifil apposta. Un filo chiaro. Ciao. Siete tutte sveglie? Nessuno sta andando a dormire, vero? Ho quasi finito. Siamo in orario? Siamo... Insomma. 48. 48. Fra 10 minuti abbiamo finito. Devo ricordare qualcosa, Telmelisse? Che così ci portiamo avanti. Per non arrivare sempre all'ultimo minuto a fare tutti i ricordi, tutti i remind, tutte le cose, bla 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 bla. No, ricordatevi di iscriversi su Instagram, dobbiamo essere in tanti, dai, chiedete a tutti. Sì. Seguiteci su Instagram, Roberta De Marchi. Roberta.pecio, vabbè, ma basta scrivere okay. Roberta De Marchi e... Allora, eccoci qua. I tessuti giapponesi sono tutti 100% cotone, giusto? Quelli che abbiamo noi, sì. Non è vero? Sì. Gli altri? Non lo so dire. Allora, un attimo che mi sto programmando la macchina. Tra poco ci sarà una sorpresona. A proposito di macchina per cucire. Ma... Letizia, sempre di Reggio Calabria, dice che a lei hanno detto che non si trovano più le fantasie di cotone il 100%, belle floreali. A Reggio Calabria, esatto. Ma chi le dice queste cose? Domani mattina, chi vende le altre cose? Domani mattina Letizia va in negozio e le picchia. Cosa stanno dicendo? Allora, per legge italiana, chi produce il cotone non è tenuto a dichiarare che all'interno del cotone c'è un 10% di poliestere. Grazie a Dio, anche all'estero non siamo in Italia, però... No, questi sono tessuti di puro cotone, floreali oppure no. Cosa è successo? Perché non hanno preso? Beh... Si è impallata la macchina, un attimo che si riprende. Prima ho detto, ho una sorpresona sulla macchina per cucire e lei si è risentita subito. No, ti tengo, non ti preoccupare, non ti butto via. Sei la mia macchina preferita in assoluto al mondo. No, non ti butto. Adesso riprogrammiamo la macchina un attimo. Stasera non dobbiamo andare da nessuna parte, vero? Perché... Ok. Ok, abbiate pazienza, un quarto di pollice, ci siamo. Provo a fare un'altra spolina. Una spolettina, una vuota. Ho tolto il fix. Ho tolto il fix, ma non gli è piaciuto qualcosa, ma provo così lo stesso. Si è infilata bene. Sì, è infilata bene la macchina. Dobbiamo
dobbiamo solo fare due cuciturine. Su che andiamo tutti a dormire, che c'è lì la Thelma che sta dormendo. Sbadiglia. Hai sete? Hai sete? Sì. Lunghezza del punto, 2-2,5, eh? Si cuce a un quarto di pollice. Si cuce a un quarto di pollice. Però qui ho dei quadratini, quelli che c'erano anche già fatti, che non so perché, sono di tutte le misure tranne quella che deve essere. Boh. Perché alcune strisce forse non erano esattamente della misura corretta. Può essere. Non le ho tagliate io. Eccoci qua. Poi se qualcuno ci vuole consigliare delle altre musiche non classiche, libere da copyright, da mettere come sottofondo, la Roberta non è felice di più. Quindi avete un altro compito, oltre a mettere i like, oltre a mettere le stelline, oltre a mettere a condividere, oltre a pensare al titolo dei miei, delle mie serate, avete anche questa. Così per dire, non vi faccio mancare niente, vi tengo sempre attivi e operosi. E voilà. Vi ricordo di non saldare mai il filo perché le cuciture si incrociano e non abbiamo necessità che i nostri fili siano saldati. Allora questo 1, 2, 3, 4 lo vado a mettere qui, quindi mi controllo bene dove vanno le cuciture, quindi rispetto a quelle sotto. Quindi questa andrà di qua, sto guardando le cuciture sottostanti, e sono così in questo caso. Un attimo che... la prima, poi la seconda va di qua, adesso sicuramente sbaglierò qualcosa, e la terza va di qua. Uno, due, tre, quattro. Allora, andiamo a vedere, questa va di qua, questa va di qua. Oh, le ho fatte giuste, non ci posso credere. Ora, se sono stata bravina, questo lo combacia perfettamente, molto bene. Ora mi punto un paio di spillini e vado a cucire. Zac, zac. E poi domani lo finisco, lo ricamo, faccio tutte, domani si fa per dire, passerà un mese, un altro po'. Dentro il filo è finito il filo, mi sa. Scusate, finito il filo, no. Vedete, imprevisti del mestiere. Cosa succede? Stasera non dovevo dire della macchina nuova. Si è veramente infastidita la mia macchinina. Bisogna rassicurarla che lei resterà sempre la mia macchina preferita al mondo. No, è che ho sotto una spolettina che sta finendo, che fa veramente schifissimo. Adesso li metto sotto un verdone, così anche se è scuro non ci interessa. Ok. Bene. Molto
bene, aspettate che lo dico quando lo giro. Come è questo a far combaciare gli angoli dei quadrati tra le varie righe? Non ho capito la domanda. Questi angoli qui? Con lo spillo. Quando cucio qua, vedete, una cucitura va da una parte, non le dite inquadrarmi, una cucitura va da una parte e una cucitura va dall'altra. E qui al centro, punto, uno spillettino di questi qui, ultra sottili. E poi cucio. Vedete? Chi lo chiede? Giovanna, Letizia, Paola, Giuliana. Domenica. Tac, tac. E quindi ecco qua, diamo una stiratina un attimo. Grazie. Ricordatevi di stirare, come vi dico sempre sempre a diritto. Chissà se i nostri eroi ce la faranno a finire un pannellino del chi. Questo ormai è da stirare un po' di più. Guardate che stellina. Allora vi ricordo, chi non è in grado di fare delle stelline così, non c'è nessun problema, fate un bel cuoricino in appliqué. Ecco qui. Dimmi. È bellissimo. È bellissimo. Adesso lo dico io. Ti piace? È anche fantastico. Secondo me. Fantastico. È carino, di perché è un bel progetto, mica perché l'ho fatto io. Ma più avanti vedrete una cosa fatta da me. Quando? Te lo dirò. È un'altra sorpresa simpatica. Avanti, 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 avanti. Prima abbiamo i progetti di Natale da fare. Dopo, sorpresa. Vediamo se indovinate la prossima volta. E mi sembra che con la nostra terza, quarta lezione siamo arrivati a buon punto. Questo è il pannellino di questa sera. E ci vediamo per proseguire con questo progetto martedì prossimo. Qui naturalmente ci sono i ricamini, le cose da fare, quelle cose basic. Questo è il libro di Natalie Bird da cui stiamo traendo questo bellissimo progetto. Se lo volete acquistare, Claudio posta il link. Se volete entrare nel gruppo, Claudio posta il link. Condividete questo video, mettete le stelline. Mettete le stelline su Google, mettete le stelline sulla mia pagina, per favore, dobbiamo crescere. E iscrivetevi al nostro canale YouTube e a Instagram. E sul canale YouTube, vedo sempre un sacco di lavori, cliccate sulla campanella così poi potete essere aggiornati. Ringraziano tutte. Grazie a voi, ringraziamo Paola dalla Spagna che traduce per le persone di lingua spagnola, quindi Spagna e Centro e Sud America. Mi siedo un attimo perché adesso sono morta. Avete visto, stasera non sono neanche stata male, sono stata benissimo questa sera. Allora, evviva! Evviva, vi ho intrattenuto con un sacco di chiacchiere. Dovete pensare e scrivetemi e poi vedremo che premio dare al nome di queste serate. E poi Claudio farà un logo. Ah, la Thelma ha due fogliettini così dove si è segnata tutti i nomi che avete dato e man mano cercheremo. Non sarà una cosa immediata perché deve essere una cosa divertente. Stasera c'è Roberta. Sì, c'è la diretta. Sì, c'è la diretta. Non mi piace. C'è Roberta. Stiamo allerta. C'è Roberta, stiamo allerta. Sembra veramente, anche questa una minaccia. Anche le spagnole. Eh? Anche le spagnole possono partecipare. Anche le signore spagnole possono partecipare. Poi se vincono il premio glielo mandiamo. Bene, grazie per essere stati con me. Ringrazio sempre Antonella Leone per la collana che mi ha dato da mettere. E la Thelma, Silvio, Paola, la Elena che ci segue, Claudio da casa. Grazie a tutti. Buonanotte e ci vediamo settimana prossima. Se ce la facciamo, vediamo finalmente di riuscire a fare un video giovedì pomeriggio. Se no, martedì prossimo con la prossima puntata.
Ciao. Ciao a tutti. Buona serata e buonanotte.